Buongiorno e buona giornata e buona domenica a tutti. Oggi, giorno ovviamente per me molto speciale, chi mi ha fatto già gli auguri su Facebook in questo 26esimo compleanno bis, visto che 26 luglio, 26 anni. Beh, cosa posso dire? Sicuramente, come ogni anno, mi fa piacere che sono davvero in tanti coloro che mi sostengono, ma non solo per il giorno del mio compleanno, ma voglio dire anche in tutti i 365 giorni, che è molto importante perché, come si dice anche a Natale, il bene, la bontà non ci deve essere solo che sia a Natale o a Pasqua o nel giorno del compleanno dell'onomastico, ma deve regnare in tutto l'anno. Ovviamente siamo esseri umani. L'errore fa parte anche di noi, l'incomprensione. Ammetto io stesso, ed è una cosa di cui devo lavorarci su, a volte magari anche una cosa un po' spicciola, come dire, mi si blocca qui nello stomaco e quindi, se appunto si tratta di una cosa da niente, magari ne faccio un castello, un problemone. Certo, non è semplice, però io, anche in modi, ed è la pura verità, diciamo, con la forza di volontà si può riuscire a risolvere tutto. E so anche che, sempre grazie alla forza di volontà, poi insomma non ci nascondiamo, io proprio pochi giorni fa avevo, purtroppo non indossavo più questa coroncina del rosario di Medjugorje, e purtroppo mi ha fatto male perché non indossarla, e difatti proprio da, mi sa, con oggi sarà il terzo giorno, indossare un segno spirituale è molto importante, perché per come la vedo io, può dare un segno, cioè, come posso dire, può dare un sostegno a livello spirituale. Certo, chi mi conosce, mi frequenta spesso, o anche chi per lavoro mi incontra saltuariamente, sa che magari ho dalla mia parte il fatto di essere abbastanza chiacchierone. Un'amica mia mi definisce scherzosamente logorroico, però con questo anche sicuramente vanno i miei ringraziamenti all'associazione Maruna Teatro, che ha davvero fatto un bel pezzo di storia con Maruna, ben 5 anni, e quindi, per dire, dal primo spettacolo, che se non mi ricordo male è stato insomma, un racconto che, se ci penso ora, non era affatto difficile. E invece io, sempre grazie alle insegnanti e chi mi ha sostenuto, sono arrivato anche a fare Shakespeare, Il sogno di una notte di mezz'estate, per giunta qui a 2 passi da casa mia, Villa Teresio, quindi, mi dovete credere, nel periodo della quarantena, che io comunque, a parte poi purtroppo lo scioglimento del gruppo storico di Maruna Teatro, che però, ripeto, magari dal punto di vista
dal laboratorio ci siamo sciolti, ma ovviamente siamo amici. Con questo voglio dire che purtroppo quando ci sono periodi storici come quello che abbiamo vissuto e che speriamo di non rivivere di nuovo a settembre-ottobre, io ovviamente abituato, no, alla recitazione, quindi perché la recitazione è un'arte, è espressione, quindi è a una persona, quindi sente la mancanza, anche perché ne approfitto questo per salutare anche gli amici del centro lettura della Casa del Fare Assieme, dell'ospedaletto, con cui ci siamo protagonisti di letture animate. Diciamo che ne abbiamo fatto soltanto una, avevamo la seconda a marzo, ma appunto i motivi ovvi che tutti sappiamo ce l'hanno impedito. Ma a Dio piacendo, come ho detto, a settembre ritorneremo in pompa magna, quindi insomma, io sono pronto a questo. Sono altrettanto contento sempre per la mia amica di sia del centro lettura, ma anche di tirocinio, di giardinaggio, Maria Calamare, che per il suo costante impegno da almeno 30 anni ha aperto un suo blog, e quindi che vi invito comunque ad andare a visitarlo, un artista tutto tondo. Voglio assolutamente considerare l'Egambiente, che è una realtà dove magari ora mi sto affacciando in maniera più profonda, nel senso che magari nei mesi dove ci sono stati pranzi sociali alla scuola alberghiera, diciamo, lì faccio servizio tra virgolette da colui che faceva prendere le presenze alle associazioni, i ragazzi che pranzavano lì, ma alla fine, come dire, magari io pensavo, dicevo, ah, va bene, questo progetto, ed invece poi però i meriti vanno sicuramente al prof di Cugno, e anche voglio ringraziare il prof Nicola Valente, che mi hanno addentrato sempre di più nell'associazione Legambiente Trani, e non mi voglio e voglio considerare anche Pierluigi, ma anche tutti i ragazzi. Certo, avrò bisogno un po' di tempo, un po' per conoscere bene tutti quanti. Comunque, le prime esperienze le sto facendo, come per esempio questa settimana proprio di giovedì c'è stata la prima serata del Giullare, dove sono stato presente col prof di Cugno e la cara Angela, dove appunto siamo stati premiati per l'impegno di Legambiente durante il lockdown, per aver provveduto a fornire appunto computer, tablet per studiare ai ragazzi, ma anche, cioè, non ci dimentichiamo anche la materia prima, quindi ortaggi, perché insomma la scuola alberghiera ha quindi anche uno spazio verde, dove io, per esempio, come utente del CSM, anche ho frequentato quello spazio, e come anche l'esperienza, ora mi voglio ricordare sempre con Legambiente, della festa degli aquiloni a tappe, chi si muoveva in bici o chi non ce l'aveva a piedi, spostandosi da luogo a luogo, quindi Villa Guastamacchia, Villa Bini, Zona Stradone, Palazzetto dello Sport, dove ci sono gli alberi, Villa Telesio, che poi quella per me fu l'ultima tappa,
anche se poi proprio dal percorso andarono anche in Piazza Duomo. E per ultimo voglio esprimere il mio pensiero riguardo appunto al mio nome, San Nicolo, quindi perché io proprio nato a Trani e devoto appunto a San Nicolino, San Nicolo il Pellegrino, definito da noi tranesi San Negliad. E quindi quest'anno l'ho vissuta anche se a distanza in TV in maniera particolare e oggi vivrò anche la celebrazione questa sera a San Giovanni di Sant'Anna e ringrazio molto la cara signora Donatella che mi ha invitato. Ovviamente cercherò di andare nel primo orario così da prendere un posto. E poi, come a mo' di sindaco, diciamo, come dice talvolta il sindaco, lasciatemelo dire, ho conosciuto proprio non molto tempo fa un gruppo no, di persone attraverso diciamo internet. Ho conosciuto il gruppo Hard Rock degli anni quando erano nati, io non ero ancora nato, degli SDC, perché una loro canzone viene utilizzata per la sigla di SmackDown, che è il mio show preferito della World Wrestling Entertainment. Io appassionato così di wrestling, e però ci tengo a dire, per me la mia conoscenza sin da piccolino è stata per la WWE e tale sarà anche se nasceranno altre 50 federazioni, ma certo c'è l'Elite, ma per me di cuore va sempre la WWE. Quindi are you ready? Bene. Quindi di nuovo grazie a tutti per gli auguri. Io qui dopo il caricamento penso mi farò una bella doccia per prepararmi al meglio anche perché mi aspetta con gli amici il pranzo a Toyo, ristorante giapponese qui in città in Piazza Trieste, vicino alla cattedrale. Quindi certo, mi toccherà sborsare magari 100 euro, però chi se ne è, quindi è il mio compleanno. Bene, di nuovo grazie a tutti e domani arriverà, beh, un video ovviamente non di compleanno, ma chissà, magari di riassunto della giornata di oggi. Grazie a tutti, ciao!